Saranno due gli alunni che occuperanno i banchi della scuola elementare di Trasquera, che si trova nello stesso stabile che ospita il municipio. Sono il doppio di quelli dello scorso anno scolastico, un leggero ma significativo incremento per questo piccolo paese a 1100 metri di altitudine al confine con la Svizzera. Si calcola poi che nel 2021 gli allievi diventeranno nove. Lo scorso anno le tre maestre salivano a Trasquera solo per Ingrid, unica alunna dell'elementare, un primato che abbassava quello stabilito l'anno prima da Ceresole, paese in provincia di Torino, dove gli alunni erano due. Un anno fa la notizia di una sola studentessa e tre insegnanti fece il giro dell'Italia, quasi fosse uno spreco tenere in vita una scuola per una sola allieva. È stato un bene aver salvato la scuola. Abbiamo vinto la nostra battaglia, ci dice Arturo Lincio, sindaco di Trasquera. Basta parole sullo spopolamento della montagna. La scuola è uno dei capisaldi che tengono qui la gente, soprattutto le giovani famiglie. Il primo servizio da garantire è proprio l'istruzione. In effetti, quest'anno sarebbero tre i bambini in età scolastica, ma i genitori di uno hanno deciso di iscriverlo all'elementare di Varzo, paese dove studierà anche Ingrid, l'alunna solitaria dello scorso anno che quest'anno frequenterà la prima media.